Ciao, sono la dottoressa Chiara Pollonio. Oggi ti parlo della gastrite e di alcuni rimedi naturali che sono possibili da eseguire anche a tavola. Ci avviciniamo alle feste. Le feste per noi, soprattutto per noi italiani, equivalgono a tante ore a tavola, degli abbondanti pasti, in compagnia però in famiglia. La gastrite purtroppo è un fastidio che accompagna sempre più persone a causa dello stress e del nostro cattivo stile di vita, ovvero pasti veloci, magari anche in piedi, senza masticare, perché la masticazione è fondamentale, perché come ci siamo già detti diverse volte, la prima digestione avviene in bocca grazie agli enzimi che sono contenuti in bocca. Lo stress in generale non provoca altro che degli squilibri a livello della peristalsi gastrointestinale, quindi quei movimenti normali che aiutano il cibo a passare dallo stomaco all'intestino e ad essere digerito. Ti voglio dare dei consigli per, durante questo periodo, evitare di avere gastriti ricorrenti o comunque di ridurre al massimo. Prima cosa, masticare. Quindi siamo seduti a tavola, prendiamoci il tempo per mangiare qualunque pietanza essa sia, insomma, una colazione, il pranzo, la cena, anche gli spuntini. Prendiamoci del tempo e mastichiamo correttamente. Non beviamo troppa acqua durante il pasto, perché l'acqua, si sa, diluisce i succhi gastrici, quindi cerchiamo di berla mezz'ora prima dei pasti o una o due ore dopo i pasti, in modo tale da non andare a influire sulla digestione e la digeribilità dei cibi. Mangiare regolarmente, come vi dicevo, prendiamoci dei momenti. La colazione è il pasto più importante, deve prevedere tutto: primo, secondo, contorno e frutta, praticamente carboidrati, proteine, grassi e frutta. In più facciamo colazione, facciamo gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio, il pranzo e la cena, ogni pasto al suo orario. Naturalmente cerchiamo di non sforare con gli orari, in modo tale da non trovarci alle 10 di sera che ancora ceniamo, per cui andare a letto poi dopo un'oretta col pasto sullo stomaco, per cui chi ha problemi di gastrite tornerebbe tutto su, anche l'acido purtroppo. L'attività sportiva è molto importante, quindi evitare la sedentarietà. Perché è importante l'attività sportiva? Perché anche per lo stomaco e l'intestino si parla di muscoli, muscolatura liscia, involontaria, ma comunque muscolatura è. Per cui l'attività sportiva, quindi il movimento di liquidi, movimento di minerali, soprattutto di magnesio e potassio, contribuisce al normale funzionamento e alla normale contrattilità di tutti i tipi di muscoli nel corpo e quindi aiuta tantissimo. Il riposo è fondamentale, quindi andare a dormire ad un orario decente, svegliarsi dopo 7-8 ore di sonno continuativo, ma sperando che sia un sonno regolare, aiuta moltissimo. Ridurre al massimo il consumo di alcol e il fumo, che vanno a danneggiare poi la nostra mucosa. Ah, un altro consiglio che ti voglio dare: dagli ultimi studi recenti si è notato che i frutti rossi, per chi soffre di gastrite, sono l'ideale, consumati anche dopo i pasti. More, lamponi, i frutti di bosco in generale aiutano moltissimo a proteggere la mucosa gastrica. Spero di esserti stata utile. Grazie.